Ciao a tutti, eccoci per un nuovo appuntamento della salute via mangiando. Mi ripresento, sono il dottor Cusenza, specialista in scienza dell'alimentazione. Oggi vorrei parlare un po' di integratori e tutto ciò che ruota intorno a ciò, perché facendo questo lavoro in più studi mi rendo conto che tutti utilizzano integratori senza sapere che la parola integratore va ad integrare qualcosa che manca e non prenderlo tanto per. Va benissimo integrare adesso con l'inverno un po' di vitamina C, quindi anche un grammo di vitamina C prese d'inverno ci può far ridurre la probabilità di prendere dei raffreddori. Va benissimo in casi carenziali di vitamina B, integrare la vitamina B, quindi dare un po' più di vigore alla nostra vita. Va benissimo integrare la vitamina D, dove ai giorni nostri siamo tutti abbastanza carenti, perché si pensa che andare al mare 2 settimane durante l'estate faccia una ricarica di vitamina D per tutto l'anno, ma così non è. Quindi prendere un buon integratore di vitamina D tutti i giorni non sarebbe sbagliato, anche piccoli saggi, 1000 UI al giorno, per arrivare a un buon quantitativo che è intorno 45-50 di vitamina D, dagli esami del sangue, logicamente, questo lo vediamo. E questa è una cosa di cui abbiamo parlato. Un'altra cosa importante, vorrei parlare un po' di integratore per quanto concerne le palestre. Tutti siamo bravi a assumere proteine, amminoacidi ramificati, essenziale, creatina, carnitina, HOMB e quanto più se ne metta. Ma in realtà la domanda è: il nostro corpo ne ha bisogno? Se noi riuscissimo a fare o riusciamo a fare un'alimentazione ben calibrata, molti di questi integratori non hanno nessun senso, non servono. Perché? Noi dobbiamo andare a integrare se manca qualcosa, ma se non ci manca nulla, non dobbiamo integrare nulla. L'unica cosa che io dico io in uno sport, in uno sportivo, è quello di sicuramente aumentare un po' il carico proteico. Perché se una persona che non fa attività fisica deve assorbire circa 1 grammo, 1,2 grammi di proteine per chilo corporeo di peso ideale. Uno che fa sport, in base allo sport che fa, dovrebbe passare 1,4 grammi, 1,5 grammi di proteine per chilo corporeo, fino ad arrivare anche a 2 grammi per chi fa sport di costruzione di massa muscolare, quindi di bodybuilding. Ma riempirsi di amminoacidi ramificati, amminoacidi essenziali, creatine, carnitine e quant'altro non ha molto senso, a meno che non andiamo su atleti di elite, sport di elite, dove veramente ci sono persone che si allenano 3, 4, 5 ore al giorno e lì dobbiamo andare a integrare quello che non riusciamo a fare con l'alimentazione. Ma una persona che si allena 1 ora al giorno per 3-4 volte a settimana, a parte cambiare l'apporto di proteine e regolarizzare un po' l'apporto di carboidrati, di vitamine e quant'altro, non vedo per cui ci dovrebbe essere il bisogno di aumentare tutte queste integrazioni, che fanno sì bene alle industrie che le producono, ma fondamentalmente al corpo non portano nessun vantaggio. Quindi il messaggio di oggi qual è? Stiamoci attenti a usare integratori, anche perché molti integratori hanno una provenienza anche un po' poco anomala. Tutte le aziende producono integratori, però un'azienda farmaceutica per poter, vi spiego questa differenza, un'azienda farmaceutica per poter immettere in commercio un prodotto, un farmaco o anche un integratore ha bisogno di tanto tempo. Un'azienda che fa solo integratori per poter immettere in commercio un prodotto, un integratore, per silenzio assenso, dopo un mese e mezzo riescono a immettere un prodotto in commercio senza anche tanti controlli. Quindi la stessa vitamina D dell'azienda X che ha dei controlli non è la stessa di un'azienda Y che non ha controlli. Quindi stiamoci attenti anche a dove e come comprare, perché molte volte poi, come si dice, il prezzo non giustifica la qualità. Se il prezzo è troppo basso, chiediamoci il perché. Quindi se dobbiamo fare integrazione, rivolgiamoci all'esperto, al nutrizionista, al dietologo e chiediamo come, quando e perché e compriamo dei buoni prodotti per l'integrazione. Questa è la raccomandazione che volevo dare oggi. Quindi vi saluto tutti e vi aspetto alla prossima puntata della Salute Via Mangiando. Ciao a tutti!